Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Il finale di Bottura. Liberalizziamo Bottura. Più Bottura per tutti. Avevi la sigletta, non ti abbiamo sentito, che hai detto? Allora, no, chiedevo se ci fosse la sigla, perché io comunque cerco di essere sempre molto preciso, un po' bravo. Come Giubilei quando parla di Prodi che svendete l'Iri, invece la risa no. Ma infatti, ma andiamo avanti. Allora. È Lollobrigida Mania, vediamo subito uno splendido momento, intercettato pochi secondi fa in un supermercato di Rieti. Vediamo un attimo. Cassa 5 apre perché Lollobrigida ha finito i croccantini del cane e dopo quello abbaia. E Arianna chi la sente? La cassa è comunque aperta per tutti i Lollobrigida presenti che siano sposati con una che si chiama Arianna. È incredibile, quindi come sempre insomma Lollobrigida sta distribuendo quelli che non sono privilegi ma diritti per tutti quanti. Ma andiamo con la nostra rassegna stampa di questa settimana, comincerei con La Verità, con un titolo di quelli che noi amiamo molto sulla Verità. Eccolo qui: il consorzio tutela il prosecco, ritirate le caramelle di forma fallica. Io non ho idea di cosa volessero dire, però è l'unico titolo questa settimana della Verità che non parla di vaccini o di gender e quindi ho deciso di condividerlo con voi. Poi è Libero, però mi dispiace non ci sia più Senadi, volevo complimentarmi con lui per una novità assoluta, cioè un pezzo sulla Meloni, la mossa di Meloni, scritto dalla Meloni, pronti altri 21 miliardi per la crescita economica. E beh, dal produttore al consumatore, in questo caso di papille gustative. E Meloni che l'altro giorno in Senato è andata alla grande, si è mossa con grande, come dire, virilità, ecco, come direbbe Koghe, come si chiama? Provita. Insomma, quella roba lì, agevoliamo l'RVM che ci dimostra la grande presidente al suo meglio. Eccolo. Le opposizioni hanno rotto il carroccio. Dicevo, hanno rotto il carroccio. In particolare Renzi, che ha una gran faccia da culo. Non è finito il tempo, è un fatto tecnico. Ah, ok, stavo dicendo. Renzi ha una gran faccia da culla del Rinascimento, essendo fiorentino, mentre Salvini è inconfutabilmente stronzo. Vogliamo cambiare il microfono? Scusate, ma stavo dicendo, Salvini è inconfutabilmente stronzo. C'è Maretta nella maggioranza, dopo torniamo velocemente a Matteo Renzi. E cosa ridi? È tutto vero. Io non capisco perché voi non prendiate seriamente questi che sono editoriali, Scusa. Non è una rubrica satirica. E anzi, addirittura diamo una mano ai colleghi perché è uscito un titolo sul giornale proprio del nostro Giubilei, lo facciamo vedere. Emergenza immigrazione, Coldiretti va a coltivare mezza Africa. La strategia, l'obiettivo è aiutare la popolazione per contrastare l'impoverimento sociale e migratorio, e sono 40.000 ettari tra Algeria, Egitto, Angola e Ghana, mezza Africa. Ora io sono andato a vedere quanto è grande l'Africa, non lo sapevo, e ho rifatto i calcoli, diciamo, anzi se abbiamo proprio una possibilità di vedere il calcolo preciso, allora l'Africa è 37 miliardi e 33 milioni di chilometri quadrati, dunque facendo la proporzione 40.000 ettari coltivati sta a 37 miliardi e 33 milioni con X sta a 100, quindi il titolo corretto è Coldiretti va a coltivare 0,00180111773283 di Africa. Ecco, non ringraziate, lo dico ai colleghi del giornale, non ringraziatemi, dovere, l'ho fatto apposta per dare una mano. Prima abbiamo visto Senaldi, dicevamo assalto alla sede di Libero, insomma, sono arrivati e hanno detto cose brutte e infatti hanno fatto titoli insomma importanti, forse possiamo già vedere il titolo di Libero, minacce a Libero, silenzio a sinistra, e poi ancora anche un editoriale insomma di Mario Secchi, i nuovi Robespierre ci vengono a trovare. Ecco, vediamo questo momento di grande violenza, vediamolo insieme. Sono passati davanti a Libero per ribadire come non solo la narrazione tossica, ma la narrazione violenta e patriarcale che comunque perpetra la vittimizzazione secondaria, che non solo le vittime, ma che le persone, le collettività vicino alle vittime sono costrette ad ascoltare, e in più ovviamente
siccome l'assassino di Giulia era un uomo bianco, non potevano soffermarsi sul fatto che l'assassino fosse razzializzato, ma anzi hanno dovuto appunto prendersela con la sorella di Giulia, dicendo tra l'altro le peggio cose. Ma sappiamo che Libero ha dei titolisti veramente di merda. Torniamo in studio, questo è veramente, io me lo vedo veramente Secchi, che insomma si sarà molto preoccupato per questa frase, addirittura insomma ai confini col fascismo. E dimostriamo che non è vero. Dai, vediamo qualche titolo di Libero di questa settimana. Dublino reagisce a un attacco islamico, ma sono gli irlandesi a finire sotto accusa. E poi la pagina di integrazione, eccolo qua, abusava dei suoi pazienti in manette medico africano, 3 egiziani rinviati a giudizio, 3 immigrati fermati in centrale. Ma parliamo di donne. Patriarcato islamico, altre 2 aggressioni, femminismo cieco. Ma procediamo ancora. Ellie ha una sola carta, soffiare sulla rivolta e prepara la piazza. La segretaria del PD non va sottovalutata, per provare a risalire tenterà in ogni modo di sobillare il caos puntando sul rancore di giovani e delusi. Ma vediamo qualche lettera. L'odio che ci distrugge dobbiamo affrontarlo, eccolo qua, le marce, tutte le parole per prendere punti sui social sono ridicoli. E vediamone un'altra, se c'è, eccola qua, esiste pure la cultura matriarcale, questo è importante. Andiamo agli spettacoli. Paola Barella in libreria, ho avuto guai ma con le donne, quindi sono titoli del tutto normali. Le lettere, eccolo qua, carenza di virilità, non eccesso di maschilismo, ma infatti violenza di genere, chi uccide una donna tradisce il patriarcato, perché il patriarcato è bello, quando c'era una volta era molto bello. E poi un bel articolo della Cultura, vendere sesso, vendere arte, una bella intervista sul ruolo che la donna, insomma, è giusto che in qualche modo non rappresenti, cioè quello della prostituta. E per finire il fantastico Daniele Cazzone che scrive: adesso vogliamo dire che se a scuola un compagno mette la mano da una parte alla compagna e non va più bene, è harassment. E non so, chiamalo come vuoi, secondo me mettere le mani al culo. Ma no, ma infatti, ma è giusto così. E poi ancora, ecco qua, questo titolo sul giornale, Europa, Italia in coda sulle donne uccise, che è scritto così, sembra, ovviamente non è così, che ci vogliamo mettere in pari. Poi c'è un'intervista sulla Verità a Susanna Tamari, rapporti distrutti dalla fine del maschio. E poi, ecco, io volevo salutare Francesco Borgonovo, che è quello bravo della Verità, che per invece che rieducare sessualmente, niente, invece di fare educazione sessuale e dei sentimenti nelle scuole, propone di leggere Mishima, che insomma è un intellettuale giapponese, il quale, tra le altre cose, era gay, ma questo non vuol dire, anzi forse questo è un lato molto molto positivo, ma era un nazionalista di estrema destra che voleva restaurare l'impero come quando l'imperatore stava con Hitler e si uccise dopo aver portato in essere una rivolta armata facendo seppuku, che mi sembra una bella persona da additare come esempio. Ma andiamo a chiudere, perché potrei averne altre 7.000 su questo tema. Invece voglio farvi vedere questo titolo sul giornale: Senato, scontro Meloni e Renzi tra Coerenza e Bin Salman, il leader di Italia Viva affonda, la premier replica, i messaggi in codice sugli SMS, perché Renzi ha detto di aver mandato tanti messaggi in codice di SMS appunto a Giorgia Meloni, e noi ce li abbiamo, eccoli qua. Quando è che facciamo il governo insieme? Questo è primo. Posso far ministro degli esteri, anche se sembro abbattantuono, fatto male, perché non rispondi, chi sono, cos'ho io che Tajani non ha, e poi ancora questo non so cosa sia, e poi soprattutto va bene, ci sentiamo quando torno da Riyadh. Per salutarci, l'ultima notizia: abbiamo parlato di Bersani, che è diventato attore, ha girato un corto, anch'io potrei girare corti ma in altri ambiti della celluloide, e c'è un bellissimo monologo di questo corto che non so se davvero fosse presente, ma a noi piace ricordarlo così, per Luigi Bersani, ecco. Soccia, ne ho viste cose che voi elettori non poteste immaginarvi. Non vittoria in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i gufi balenare nel buio vicino alle porte del Nazareno. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come macchie su un giaguaro. È tempo di bere una triste birra da solo. Ciao, grande Pierluigi. Citazione. Insegna agli angeli a bere una birra da solo. Grazie a voi. Grande citazione di Luca Bottura.